Morbius, il vampiro vivente in un film che tira un po' le cuoia. Chi mi conosce sa quanto possa essere in alcuni casi un po' detrattore dei film Marvel dell'MCU e dei film appunto Marvel derivati come in questo caso, ma mai pregiudicante, mai con uno stereotipo di partenza. Vado sempre al cinema, li ho visti tutti quelli dell'MCU, con la speranza ogni volta che ci sia qualcosa di buono. Ho sempre valutato in merito a ciò che io personalmente cerco dal cinema, quindi più un ragionamento di qualità intrinseca, autoriale, ovvero il come piuttosto che il cosa, o meglio il come prima che il cosa, quindi una qualità che si basi sull'importanza autoriale del progetto, sul messaggio che si vuole raccontare, piuttosto sul come esso venga raccontato. La Marvel ha sempre cercato in qualche modo di standardizzare le loro produzioni, creando dei prodotti in serie tutti uguali, e questo mi ha un po' pesato dal punto di vista della ricerca artistica, perché per esempio le colonne sonore non abbiamo questi temi memorabili, non abbiamo queste partiture interessanti, sperimentali. In fin dei conti ci si ricorda solamente del tema degli Avengers, che non è neanche molto memorabile, ma soprattutto anche dal punto di vista della fotografia, sempre molto flat, sempre molto piatta, mai profondità del colore, mai un utilizzo di ottiche differenti per rappresentare diversi punti di vista, per non parlare degli effetti speciali che secondo me sono molto poco verosimili. Ed è per questo che ho sempre approcciato più positivamente dall'altra parte della sponda, ovvero in casa Warner, che nonostante bisogna riconoscere in negativo una schizofrenia produttiva, non una continuità che in realtà Marvel ha sempre avuto, ma c'è sempre stata la necessità, la voglia di affidare i progetti ad autori differenti che hanno espresso in tutta la loro potenza estetica, narrativa, e di raccontare delle storie a loro modo. Ma come ho detto in precedenza, è innegabile il successo dell'MCU e soprattutto l'universo che hanno costituito. E quando si vedono dei film, come per esempio quelli della Sony, di cui parleremo oggi, che cercano in qualche modo di parassitare da quello stile produttivo, ecco, se non sei Kevin Feige, se non sei la Disney, se non sei la Marvel, è difficile che tu riesca a dare un certo tipo di impostazione di coesione, sia negli aspetti negativi che in quelli positivi. Questa grande premessa solo per far capire qual è il mio approccio, mai di pregiudizio, mai di stereotipo, ma leggermente diffidente nei confronti dei cinecomic, ma non ho mai scartato nulla a priori, anche l'universo della Sony, questo nuovo universo nato con i film di Venom. Senza mai dimenticare i compianti, li definisco in questo modo, Amazing Spider-Man, forse sono una delle poche persone sulla Terra che li ha apprezzati parecchio, in particolare per quel magnetismo, per quel rapporto tra quei due grandi autori che sono Andrew Garfield nel ruolo di Spider-Man e appunto Emma Stone nel ruolo di Gwen Stacy. Ma questo è un capitolo a parte, totalmente soggettivo. Io sono molto legato ai teen movie, è quasi un mio piacere proibito, non molto proibito perché lo dico a tutti, però effettivamente ho trovato quei film, quella componente teen, con degli attori comunque che mi hanno appassionato, con delle colonne sonore, prima James Horner, poi Hans Zimmer con i Magnifici 7, che comunque mi ha molto coinvolto. E in alcuni casi la Sony ha dimostrato di avere un po' quel tipo di schizofrenia derivante anche da Warner, ovvero che si parte effettivamente con un nuovo universo, con due film molto discutibili come Venom, poi c'è un progetto strabiliante, eccezionale, universalmente condiviso come ottimo, come quello dedicato al film d'animazione di Spider-Man, per poi arrivare a questo Morbius. Ma appunto, questo Morbius com'è? Se avete un po' di tempo da perdere o da investire, decidete voi a seconda di come giudicherete la qualità di ciò che vi sto proponendo, in descrizione vi lascio il video di previsione e il video di commento a caldo appena uscito dal cinema che ho realizzato insieme all'amico Tavatar91. Ma detto questo, andiamo subito al giudizio di questo film. Morbius è un'operazione riuscita? È un film che finalmente porta in auge questo nuovo universo parallelo? Ve lo dico tra un secondo, prima voglio dirvi che prima di approcciarmi a questo film ho deciso un po' di fare i compitini, di studiare un po'. Mi sono acquistato questo volume riassuntivo dei principali racconti di Morbius della Marvel, si chiama Io sono Morbius, vi lascio sempre il link in descrizione. Effettivamente sono andato a leggere le storie di origini di questo mostro, di questo vampiro vivente, e devo dire che le storie di Amazing Spider-Man degli anni 60, queste due o tre storie che ho letto in cui compare per la prima volta questo personaggio, mi hanno appassionato molto. Ho scoperto per la prima volta il vampiro vivente appunto in queste storie e con grande sorpresa, o meglio grande sorpresa, un grande piacere, ho notato che comunque fa parte di quelle genesi di mostri, genesi di villain che effettivamente sono
i più stereotipati ma anche i più appassionanti del genere dei monster movie, ovvero effettivamente Morbius, il dottor Morbius, nasce come un pasticcio genetico, quindi il classico scienziato, tra virgolette, pazzo che crea la mostruosità, in questo caso crea se stesso come mostruosità. E devo dire che leggere queste storie mi ha appassionato e mi ha coinvolto e mi ha fatto un po' alzare le aspettative nei confronti di questo film. Poi in questi due giorni di prime uscite, compresa l'anteprima stampa a cui noi di Monster Movie abbiamo partecipato con il nostro Manuel, che vi lascio sempre in descrizione la sua recensione, un po' le aspettative si erano abbassate, perché effettivamente ha ricevuto un carico di sterco impressionante. Ci sono dei numeri, per esempio c'è il 15% su Rotten Tomatoes, non so quanti film abbiano uno score così basso, però in qualche modo ho cercato di tenermi abbastanza mite, anche perché il collega Manuel nella sua recensione sì, non aveva parlato di un film grandioso, ma neanche come qualcosa di orrendo, come era stato descritto da molti altri. E la mia impressione qual è stata? Fondamentalmente ci troviamo di fronte a Venom 2. Sostituite i simbionti e metteteci vampiri. Venom 2 non mi è piaciuto per niente e di conseguenza anche questo Morbius, ahimè, devo dire che è stato un po' un buco nell'acqua, un po' un'occasione sprecata, una produzione inspiegabile, ma come i due precedenti Venom, è qualcosa che veramente faccio fatica a capire anche a livello produttivo, perché ci sta raccontare delle storie in un determinato modo, ma in questo modo è veramente inspiegabile. È un film che si pone come obiettivo primario quello di portare all'interno di un blockbuster che dovrebbe essere un po' per tutti la figura di un antieroe. Ed è giusto nel 2022 parlare dell'essere umano e l'essere mostruoso attraverso diverse sfaccettature dell'animo umano che non sia semplicemente relegato in due poli del buono contro il cattivo, ma nel buono ci possono essere degli aspetti un po' più maligni e nel cattivo ci può essere qualcosa per cui noi possiamo creare empatia. Prodotti come Joker sono l'emblema, sono la dimostranza di questo nuovo modo di raccontare anche i cattivi, anche i villain, dove effettivamente noi non ci troviamo concordi con alcune azioni orrende che compie, ma nello stesso tempo noi empatizziamo con il dolore umano. Quindi una stessa persona, anche il supereroe, dovrebbe avere diverse sfaccettature. E quindi se si vuole portare un antieroe, bisogna sempre fare i conti con la difficoltà e il rischio del trattare la moralità all'interno di questi film. E Morbius tratta la moralità con superficialità, con mancanza di rispetto e rischia effettivamente di cadere in problematiche di messaggio etico molto strane. Non voglio spoilerarvi le sequenze in cui ciò accade, ma vi basti pensare che all'interno di questa pellicola spesso si fa riferimento alla diversità di importanza di vite umane. Come vengono rappresentati i personaggi in questo film? Secondo me, anche in questo caso, molto superficiale e anche in modo caotico, perché sono riusciti alla fine a pasticciare anche coi vampiri, che normalmente nel cinema, nella letteratura, sono molto basici, la loro nascita, il loro sviluppo e la loro attitudine, il loro comportamento. Anche in questo caso, senza spoilerare, vi dico che nel fumetto Morbius nasce come molte altre creature come Lizard e tutto il resto. Il dottor Morbius è affetto da una malattia incurabile, si inietta un siero in cui si mixa il proprio DNA con il genoma di pipistrelli vampiro. In questo caso nasce un uomo vampiro, classica nascita di un uomo mostro, e ci può stare. E in quel caso cosa succede sempre nel fumetto? Che Morbius deve nutrirsi con del sangue di esseri umani per potersi mantenere con quella forma vampiresca e anche rimanere in vita molto lineare. Sapete che io non amo fare confronti con fumetti e cinema, ognuno deve prendere la sua strada, però deve essere giustificata. In questo caso nel film si procede più o meno nello stesso modo col fumetto, solo che a un certo punto non si capisce più la dinamica con cui Morbius diventa vampiro, lo vuole, può farlo, può controllarlo, ha esperienza per farlo. Inizialmente sembra che senza sangue umano lui non diventi vampiro, ma nello stesso tempo regredisca e la sua malattia accelera in qualche modo. Quindi deve nutrirsi per potersi mantenere in forma, ma a diversi stadi. Sembra esserci uno stadio di un Jared Leto sex symbol, quando effettivamente a metà tra l'uomo malato e il vampiro super forte. Poi c'è lo stato del Dracula per eccellenza, il vampiro più orrido, e poi c'è lo stadio di lui normalmente malato. Ma si passa da uno stadio all'altro senza spesso una cognizione di causa, senza capire
come effettivamente si passa da uno stato all'altro. E la nascita del mostro, per citare il mio amico Travata con cui ho visto il film, è effettivamente una delle più anticlimatiche che abbiamo visto al cinema. Questo film è inutile dire che ha un sacco di buchi di sceneggiatura, ma non si fa più quasi conto a questi buchi di sceneggiatura perché è assurdo sia dall'inizio alla fine, quindi effettivamente non è che c'è una storia lineare che ha qualche problemuccio. Devi comunque prendere il tuo cervello, dimenticarti del tuo cervello, sembra una condizione paradossale, ma questo film è paradossale, ti dimentichi del tuo cervello e in qualche modo cerchi di intrattenerti, ma ci sono riuscito pochissimo, in pochissime sequenze. Alla fine parliamo di un supereroe vampiro che cita Dracula, non in modo super eccezionale, mi è piaciuto di più le citazioni che ho letto nel fumetto, e in alcune scene cita, ma da far schifo, nel senso in modo esagerato, quasi al limite del plagio, Batman, soprattutto per il tema musicale di Morbius, che effettivamente sembra il tema scritto da Hans Zimmer e James Newton Howard per Batman Begins. Quindi sono rimasto molto estraniato. Un conto è voler citare e omaggiare un certo tipo di mood, un conto è effettivamente Morbius a un certo punto quasi diventa Batman. In questo film abbiamo confusione tanta, divertimento poco. Ragazzi, in questo film non abbiamo un vampiro vivente, ma abbiamo un qualcosa morente. E quel qualcosa, ahimè, è il film. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo contenuto di Monster Movie.